Pentole, mestoli e grembiuli sono scesi in piazza, o meglio in strada, così un centinaio di baristi e ristoratori padovani, rallentando il traffico di 5 importanti vie cittadine. Una sensibilizzazione per gli automobilisti ed opinione pubblica sulle criticità che le aperture portano. 14 mesi senza aiuti concreti, lasciati a noi stessi. Le facce delle persone che sono qua sono degni lavoratori onesti. No, non ho il prateatico fuori, come faccio? Rimango chiuso ancora? E allora non vogliamo disturbare, però è giusto far capire che una famiglia non può stare senza lavoro per 15 mesi. Le bollette del telefono, le bollette della corrente con i frigoriferi e i congelatori che sono sempre in funzione, le macchine del caffè che non vanno spente per non rovinare i prodotti, le vetrinette del vino. Però le tasse continuano, il mutuo continuano e non ci permettono di lavorare. Io non chiedo di fare il pienone, però in sicurezza, anziché fare 60 posti, mi permetti di far 20 posti? E non sto parlando di movida, sto parlando di famiglie che sono la sera a casa insieme e che non possono venire a mangiare da me. Sto parlando delle coppiette che si frequentano normalmente e non possono venire a mangiare da me in tranquillità. Allora, io non ho il plateatico, dove li metto a mangiare? In strada? Continua a non farmi lavorare. Automobilisti solidali con i manifestanti che oltre via Venezia hanno rallentato il traffico in via Volturno, via Sarpi, via Plebiscito e strada Battaglia. L'incertezza su norme e regole è il peggior nemico per i pubblici esercizi. Invito chiunque di voi che sia titolare di una pensione o sia lavoratore dipendente a svegliarsi per 14 mesi consecutivi alla mattina e non sapere cosa fare durante la giornata, perché si dipende dalle dichiarazioni di un ministro, dagli andamenti di un grafico, dalle idee di qualche scienziato o dalle dichiarazioni di qualche scienziato.